Dunque, Jessica all'orizzonte, dopo che è passata la tempesta, è uscita da questo capanno dove avete trovato appunto vari pezzi di foglio qua e là strappati, sbiaditi dal tempo, con un logo e un nome che alcuni sono nuovo, ad altri un po' meno. Pentex. Avete trovato camici di forza, siringhe, lette a castello, tutto in ferro, molto semplice, abbandonato da anche un bel po' di tempo a giudicare da come è messa la struttura. E quindi, davanti a voi, in questa nuova giornata, finalmente riuscite a vedere la meta di questo vostro viaggio. Prego, voi, vi siete svegliati, qualcuno mi sembra che stava anche sciacquando dei panni. Davanti a voi si apre la strada. E davanti a voi, come avevo detto prima, c'è, ora che vedete bene di giorno, senza appunto pioggia, tempesta, vento, c'è una specie di terrato, quella che probabilmente fu un tempo una strada. Io mi avvicino a Rory a questo punto e gli dico: beh, dato che l'obiettivo è in vista, dovremmo muoverci. Io credo che non resisterò molto più a lungo senza una cazzo di sigaretta. Quindi sbrighiamoci a tornare da Nala, ok? Boss. Va bene, però non avviciniamoci a caso, meglio avere un piano. Forse è meglio dare un'occhiata dalla distanza prima di darci a capofitto. Va bene, allora troviamo un luogo. Non lo so, sopraelevato, vogliamo arrampicarci su un albero, vedere se c'è qualche, no, non lo so, come si dice, dosso, una collinetta. Va bene, allora iniziamo a perlustrare l'area qui vicino a capire dove possiamo appostarci. Allora, girando un po' intorno, magari dividendovi a gruppetti o ognuno per le sue, come volete, stando sempre nei pressi della struttura, volete andare anche un po' più là, magari fare un perimetro, seguire un po' il sentiero, ditemi dove andate. Ma sì, magari seguiamo un po' il sentiero, ci avviciniamo alla diga guardandoci attorno, cioè guardandomi attorno per vedere se c'è qualche punto dove non è troppo in vista, ma riusciamo a vedere bene la diga. Ok, andando avanti, passando appunto per questo sentiero ormai in disuso, notate che facendo una decina di metri e quindi inoltrandovi di nuovo in questa diciamo, macchia d'alberi, vedete che sul sentiero spunta dal terreno un pezzo di ferro. È un pezzo di ferro lungo, rettangolare, abbastanza stretto, dove appunto sembra che, se, dove prima sembrava esserci una rete. E guardando intorno a voi, venendo sui lati del sentiero, eccetera, notate che ci sono qua e là, ricoperti ormai dalla vegetazione, ci sono vari pezzi di quello che potrebbe essere stato un cancello o comunque una recinzione. Comunque credo che per ritrovare quel pezzo di ferraglio arrugginita, se sta sotto la diga, credo che dovremmo avere a che fare con gli spiriti che ci stanno all'interno. Quindi non so quanto potremmo stare al di fuori di quel posto strambo. Procedendo sempre avanti, lasciandovi alle spalle appunto questa recinzione tutta distrutta, prendete il sentiero, andate avanti, dopo un 10 minuti sbucate in un pezzo, in un pezzo sopraelevato, dove da qui c'è proprio uno scorcio in mezzo alla macchia degli alberi che vi permette di vedere per bene la diga. La diga si trova sopraelevata da voi, facendo una stima sarà tipo una trentina di metri in altezza, ed è una struttura circondata appunto da una recinzione, sta sopra a una lunga parete di roccia, dove c'è una discesa di cemento abbastanza molto ripida, con una grossa bocca, un grosso foro al centro, dove non vedete uscire acqua, cioè comunque magari esce un rigagno, ma a distanza non riuscite a vedere. Non è molto alta la struttura, saranno due piani a vederla da qua, e neanche tanto grande. Sembra essere abbastanza circoscritta come zona. Per arrivarci da qui non vedete un accesso da questa posizione. Però il sentiero continua, scende e vira verso destra. Parliamo dopo. Proseguite per il sentiero, scendete giù, camminate. A un certo punto però sentite una voce femminile che sta gridando aiuto. Aiuto! Aiuto! La sentite abbastanza lontana da voi. È proprio
quasi, come si dice, l'ho sentita come un suono molto ovattato. Vorrei provare a usare il mio olfatto e vedere se l'odore che questa, se sento odori che possa ricondurre a quelli delle persone che ci seguivano l'altro giorno. Quindi, caro il mio Rory, mi tirerai percezione e sì, survival. Quindi adesso il tuo tiro sarà di percezione e survival. Livello di difficoltà 7. E mentre che Rory fa il tiro, anche voi se potete fare altro. Allora, ho 3 successi. Oh, perfetto, ok. Dunque, l'odore in sé, no, non ti ricorda assolutamente quelli che vi stavano inseguendo, no. Non ha niente a che fare. Tuttavia, senti un odore abbastanza strano da sentire in questi tre agenti, perché finora siete stati nella pineta, in mezzo alla natura, quindi soprattutto dopo una tempesta sentite odore appunto di erba bagnata, di pino fresco, il vento, insomma ci sono dei buoni profumi intorno a voi. Però concentrandoti adesso in questo momento riesci a distinguere un odore leggermente acre, quasi come se fosse di, ricorda vagamente tipo le buste dell'umido lasciate sotto al sole. Piano. È proprio sottile, eh? Ci hai fatto caso solo perché ti sei messo te a sentire appunto l'odore, perché altrimenti non ci faresti caso, da quanto è mescolato insieme a tutti gli altri. E anche grazie al fatto perché sei un garu e quindi ce l'ho fatto sopraffino. C'è un odore schifoso nell'aria, sembra qualcosa che sia andato a male, ma non saprei descriverlo, tipo, fa proprio schifo. Comunque... Infatti ci buttano l'immondizia. Beh, in ogni caso, gente che grida, pessimo odore, motivo più per farci gli affari nostri. Aiutatemi! Voglio andare in forma di bestia e andare nella direzione, in quella direzione senza però stare scoperta. Vorrei andare in mezzo agli alberi in modo tale da non... Cioè non voglio andare dritto per dritto. Voglio okay. Avvicinarmi senza dare nell'occhio per vedere che cosa sta succedendo. Ok, in giro adeguatamente. Io volevo invece mandare il ragnetto a fare un piccolo sopralluogo, se posso. Mettimelo addosso. Si può fare? Lo trasporto. Sì, può aggrapparsi al pelo. Va bene, allora glielo mando. Così in okay. caso qualunque cosa mi manda in temporale. Se riesce a mandarmi come va fatto con i con le false guardie forestali, base delle foto. Sì, può tenerti aggiornato. Allora, fallerai Virl. Esatto. Prima che te ne vai, ti guardo, mi raccomando, mantieniti in vista ad entrarti troppo da sola. Vado, c'è il ragno, voglio dire. Però è comunque a distanza. Faccio una tarantola così. Allora, Cassandra, mi tirerai per avvicinarti, intanto per cercare di capire, seguire la strada appunto per arrivare alla fonte di queste grida, mi dovrai tirare anche te una percezione e... Sopravvivenza? Esatto. Difficoltà? Difficoltà, sempre 7. E per andare in, appunto, diciamo, senza essere vista, o comunque cercando di essere il più stealth possibile, mi tirerai destrezza e stealth. Sa di fatto che riesci a muoverti all'interno della vegetazione, non creando rumore, o comunque cercando di essere il più quieta possibile. Sopra il tuo dorso c'è il ragnetto di Diego che ti accompagna. Non devi inoltrarti molto perché andando avanti la voce, il suono incomincia a essere sempre un pochino più forte, ma rimane sempre battato. Vedi che davanti a te, sotto a un albero abbastanza grande, c'è una buca abbastanza profonda in sé. E sembra che la voce provenga da quella buca. Poso il muso per terra per permettere al ragno di scendere, perché me lo immagino sulla testa. E fare gli onori di andare a guardare nel buco. Non ci entrerò io da sola così. Il ragno, intanto, Diego, ti tiene aggiornato sulla situazione. Abbiamo trovato un buco, a parte il messaggio. Infatti, come gli dico, se non c'è nient'altro nei dintorni, di andare appunto a controllare all'interno, cercando di non farti notare, sia mai che sia Marco qualche wraith o qualcosa di incazzato. Nel frattempo provo a sentire se
c'è quell'odore che aveva descritto prima Rarid. Allora, anche tu in questo caso vai, sempre... No, beh, adesso sei abbastanza vicino. Sì. Sono lì, sì, sono in forma bestiale, quindi... dai. Sì, 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 dai, non ti faccio neanche tirare. Sì, lo senti anche te, questo odore acre di marciume. Il ragno si avvicina alla buca, entra dentro, abbastanza tranquillo, e Diego ti manda una foto. Cole, tu sei vicino, state guardando... Cioè, Cole e Rory e anche Jessica, state guardando insieme al cellulare di Diego? Io sì, dato che aspettiamo notizie, sì. La foto ritrae una ragazza vestita con un abbastanza da trekking, con uno zaino sulle spalle, una fotocamera al collo. Cole, tu la riconosci. E quella ragazza che ti aveva appropinquato quando eravate ancora lo vedete. Vedendo il cellulare di Diego vedete che ho un attimo il viso... confuso, a metà tra il confuso e il lo stupito, aggrotto più che altro le sopracciglia. Io questa l'ho già vista. Che senso l'hai già vista? L'era a Rovereto qualche giorno fa. Mi aveva approcciato per farmi delle foto. Si chiamava Mirka. Delle foto? Perché ti dovrebbe fare delle foto? Beh, dicevo del mio stile, ci siamo messi a parlare... Sì, beh, non era la cosa meno sospetta della mia esistenza, ecco, sì. Ho riportato anche a Nala queste cose, perché ripensandoci dopo faccio un po' spallucce. Sembra quanto strano che si trovi anche qui, così a caso, allora, vicino a dove sei te. Sembra quasi che ti stia seguendo. Io non vorrei che questa sia una trappola. Mi dispiacerebbe lasciare qualcuno a morire, ma credo che noi veniamo prima. Non mi importa di umano o Garou, no, mi importa di me. Comunque, foto che viene scritta, viene mandata, Diego, si vede la ragazza che giace caduta in fondo a questa buca. Non è troppo profonda, saranno un 3 metri, però sopra la buca e anche sopra di lei, perché per una parte è coperta da dei rami, dei fogliami, comunque pezzi vari di rami e foglie. E da cioè la sua gamba destra, la tibia, è rotta e viene fuori dalla carne. Cioè si vede un po' l'osso vivo fuori. Aia! Ok, se no... Allora, fermando prima sull'immagine e poi girando verso Cole, tu sei sicuro che non abbia nulla a che fare con i tizi belli armati che... Non sembravano affatto delle guardie forestali, voleva solo farti delle foto, voleva soltanto... Era solo incuriosita oppure c'era qualcosa? Beh, tanto normale non mi sembrava, però da questo a dire che ha a che fare qualcosa con quegli uomini armati, non lo so. Mi avvicino allo schermo del telefono, faccio anche uno zoom in per vedere le condizioni... del corpo, vedo che c'ha questo danno ed esclamo: beh, probabilmente per avere questo non è come noi. Ok, allora innanzitutto prendo e mi giro verso Jessica e gli chiedo appunto se mi può prestare il suo ragno, e secondo, poi riprendo: beh, non sembra avere armi con sé, nemmeno non visibili, non sembra che abbia né ricetrasmittenti né niente, quindi posso provare a controllare io. Siccome ci stanno mettendo tanto, vorrei... Intorno a te il resto della foresta è silenziosa. Non senti animali o comunque uccellini. Il resto in sé, anche fiutando quell'odore, non senti prede vicine. È una zona libera. Quello che senti, okay, è appunto questa voce che dal fondo ogni tanto grida ancora di essere aiutata. Mi addentro allora molto molto cauta, entro, cerco di abituare gli occhi al buio e do un'occhiata attorno. Sei ancora in forma bestiale? Sì, sono in lupus. Buttando la testa all'interno del buco, vedi la scena che ho descritto prima. Quindi, dalla buca senti questo odore qua, che adesso è un po' più forte, questo odore marcio, acre. Riesco a capire che cosa lo sta emettendo? Ragazzi, ve lo dico, questa non me la racconta giusta. Allora, è una stupida umana. Come minimo ci dà informazioni, la possiamo anche minacciare eventualmente. Eppure è stata buttata lì apposta.
Sì, voglio assestare un attimo la situazione e capire cosa sta succedendo, se c'è un pericolo di qualche tipo, se c'è qualcosa che la blocca anche. Allora, mettendo appunto il muso all'interno di questo buco, vedi appunto che lei è coperta in parte da dei rami, delle frasche, che sembrano anche, cioè, non sono verdi, sono ormai appassiti comunque, non sono più. E la frattura scomposta appunto dell'osso che lei proprio le esce fuori, e lei, questa ragazza qui, appunto con capelli neri, uno zaino sulle spalle, macchina fotografica al collo, che la voce la senti che è attutita un po' dalle frasche che le sono sopra, un po' anche perché la voce sembra che le stia andando via, quindi magari anche da un po' che sta gridando. Ok. Perché all'interno del buco senti un odore, questo odore acre, che è più forte. Però okay, non riesco a capire da che cosa arrivi effettivamente. E lei, guardando verso l'alto, perché vedendo comunque, immagino che tu sia un po' contro sole, quindi fai un po' di ombra con la testa che la butti dentro, verso l'alto vedi la tua faccia e vedi che rimane ammutolita, cioè si ferma e ti guarda al volto, che è un'espressione abbastanza preoccupata. Credo di aver capito la situazione, quindi mi avvicino senza ringhiare, senza niente. Una cosa, in tutto questo, visto che lo vedo, mando appunto al ragno un messaggio da dire appunto a Cassandra, di semplicemente che sto arrivando. E gli dico di stare il più ferma possibile, o comunque non... cioè, gli scrivo proprio, sembra domestica, questo gli scrivo. E appunto prendo il ragno, chiedo a Jessica il suo ragno, perché si sa mai che debba comunicare qualcosa, mettiamola così. E appunto, girando verso gli altri, ok, io avrei una proposta, vado io. Sono, penso, al momento il più presentabile, quasi, anche con un minimo di dubbio, ok, va bene. Se dovesse succedere qualcosa, posso prendere il ragno di Jessica e chiamarvi farvi sapere istantaneamente quello che succede. Se non sembra essere al limite, se è una trappola, posso comunque cercare di giostrarmela prima del vostro arrivo. Ti guardo per un attimo di sguincio e esclamo: dato che ci ho avuto già a che fare, capisco i vostri propositi, ma forse per la nostra sicurezza dovremmo farci gli affari nostri. Ma no, non possiamo lasciarla lì in pericolo. Non mi metterò contro tutti voi, ma non sappiamo abbastanza. Ma dai, non preoccupare. Ma può tornarci. Ti faccio il gesto, così ti dico: se ci fosse una trappola, sapremmo cavarcela. E ti faccio tipo il gesto, come se attigliassi l'aria. Va bene, allora facciamo così. Diego, vai da... Oddio, vuoto di memoria un attimo. Ah, ok, facciamo così, Diego, vai da Cassandra. Noi saremo, ci avvicineremo, ma saremo a distanza di sicurezza. Nel caso succeda qualcosa, saremo già lì pronti. Va bene, e quindi io prendo con il ragnetto di Jessica, se non ha nulla da dire, e vado. No, tieni. Mentre arriva, nel frattempo che succede tutto questo, io mi avvicino alla tipa molto molto calma e tranquilla. Mentre che ti vede che ti avvicini, prende un sasso da terra, lo tiene in mano. Vado avanti. Ok, molto lentamente lo sta alzando, in qualche modo sembra anche che stia cercando di allontanarsi da te, ma non può andare indietro perché c'è la parete del buco. Scodinzolo. Sto pensando cose amichevoli che farebbe un cane. Scodinzolo. La coda si alza. L'unico problema è che non sei un cane, sei un lupo. È l'aspetto di un lupo. Lo so, ma sarò una schiala lontana. Tradizione bene, millenaria. Un slovacco. Tradizione millenaria, bene. Garù distrutta. Mi avvicino lentamente, infischiandomene del sasso. Diciamo che non penso abbia nemmeno particolarmente il coraggio. Cioè, se è intelligente non me lo lancia. Quindi mi avvicino e il mio intento è proprio andare e cercare di toglierle o con il muso o con delle zampate leggere, non sulla gamba, le foglie, le radici che ci sono lì. E
In realtà cerco, perché ho un'intuizione, cerco se c'è della carne marcita, un pezzo di carne marcita da qualche parte, o qualcosa che potrebbe essere usata come esca. Allora, nel mentre che fai questa operazione, la ragazza incomincia ad alzare la mano col sasso, ma rimane un po' petrificata perché non sa cosa fare, vedendo che non sei, diciamo, non le stai saltando addosso, non è un comportamento esattamente aggressivo. E incomincia a parlarti, appunto, okay, come si farebbe con un cane. Okay. Ti fa: maledizione, e tu adesso cosa vuoi? Vai via, e vedi che tipo fa un gesto con la mano. Cioè, ovviamente non toccandoti, ma stando lei alla lontana. Posso fare una cosa? Sì. Man mano che mi avvicino, a voce abbastanza sostenuta, ovviamente non a squarciagola, però appunto a voce abbastanza sostenuta, inizio a chiamarla con un nomignolo. Come chiameresti un cane? Inventati il nomignolo. Dove sei finita? Cass, dove sei? Vieni qui. Man mano che mi avvicino. Io non mi muovo da lì. Okay, comunque, per dire a te, in giro no, non vedi nessun pezzo di carne marcia putti dalla testa. Tuttavia, avvicinandoti alla ferita, comunque, della ragazza vicino alla gamba, che è appunto particolarmente malmessa, senti che è dal corpo della ragazza che proviene questo odore abbastanza acre. Oh no, chissà per quanto tempo è stata qui. Oh, che okay, ho capito. Oh no, oh no. Oh, allora, mi avvicino alla sua faccia, la sniffo un attimo. Vedi che lei si tira indietro, si appiattisce contro il muro di terra che ha dietro e tiene proprio la testa schiacciata il più lontano possibile con gli occhi chiusi. Le lecco la guancia e poggio la testa sulla sua spalla. Ok, in quel momento apre gli occhi e rimane un attimino pietrificata e sente la voce di Diego che appunto stai dicendo vieni qua, Cass, eccetera. A quel punto, rimanendo immobile senza toccarti a te, Cassandra, grida con quel poco di voce che le è rimasta: sono qui, aiuto! E mi precipito lì. Vedi la scena che abbiamo descritto prima. C'è Cassandra che con il muso sulla spalla della ragazza, questa ragazza che è attaccata al muro di terra, e tu che sei sopra con la visione di prima. Quando vedo che si sta avvicinando, mi alzo e vado da lui, vado incontro e poi inizio a camminare al fianco. E ogni tanto lo guardo in faccia. Infatti quando l'altro mi abbasso è proprio a voce bassissima, proprio a voce bassa. Se solo un lupo potesse mostrarsi offeso dalle espressioni facciali. Sì, infatti mi prendi. Scusa, per favore, reggimi il gioco. Vabbè, comunque la ragazza è lì che non, cioè, sta continuando a dire a te che ti vede, Diego, ti prego, tirami fuori da qui. Sì, sì, vado lì e con la faccia da culo più grande del mondo, appunto preoccupatissimo, inizio a chiederla, che ci fai qua? Chi sei tu? Stai bene? Con la più grande faccia da culo del mondo. Ti guarda e ti dice: stavo facendo un giro nei boschi, stavo scattando le fotografie e sono caduta qui dentro. Ti prego, dammi una mano. E vedi che tende la mano verso di te. Sì, subito. E cerco di prendergli la mano per... cioè, nel senso, cerco di infilarmi un minimo e per almeno trascinarla su. Tranquillamente, facendo attenzione, riesci a raggiungerla e a darle la mano e la stai tirando fuori. Nel mentre che la tiri fuori, senti lei che appunto continuamente emette dei gridolini o fa delle smorfie per appunto la gamba in sé, che qualche colpo lo prenderà, però l'hai tirata fuori dal buco. Siete tutte e due al di fuori. Come la tiro fuori, cerco di appunto farla sedere a fianco di un albero in modo che sia almeno seduta e con le gambe distese. Cerco uno stecco in giro abbastanza lungo e abbastanza dritto. Ok, lo trovo. E lo avvicino. Lo lancio lì nei pressi. Ah, non vorrei essere al posto tuo adesso.
C'è questo stecco vicino a te. La ragazza è lì che si sta tenendo la parte, diciamo, fin dove riesce, appunto dove c'è questa frattura, se la sta tenendo e sommessamente versa qualche lacrima. E niente, la prima cosa che le chiedo è, appunto, almeno per tranquillizzare tutto quanto, come ti chiami? Mirka. Piacere, stai calma, tranquilla. Cosa è successo? Proprio gli chiedo, come ci sei finita lì dentro? Te l'ho già detto, ero qui in giro, stavo scattando delle fotografie e a un certo punto sono caduta all'interno di quel buco e mi sono... guarda la gamba e... ah, e a quanto pare mi sono rotta la gamba. Ok, in che condizioni è la gamba? Guardandola in sé, allora, a un primo occhio... la frattura è brutta, perché è proprio l'osso che è fuori, cioè non è semplicemente appoggiato anche contro l'altro pezzo di pelle, è proprio fuori. Cioè, per rimetterlo dentro devi ricacciarlo all'interno della pelle del muscolo. In sé la frattura non sembra essere però neanche così tanto, diciamo, cioè non, tipo non è in diagonale, sembra quasi orizzontale. Cioè, si vede che comunque è rotta, ma tipo non come così, ok? Un po' come tacchete. La ferita non, con le tue conoscenze, non ti faccio neanche tirare, la ferita non sembra presentare, almeno così ad occhio, delle infezioni. È abbastanza pulita in sé. Il sangue scende anche abbastanza copiosamente, quello sì, ma non così tanto. Ok, quindi probabilmente anche già indebolita tutto quanto. E giusto per sicurezza, dimmi se posso... Mm-hmm. Intanto un tiro, dimmi tu se in sopravvivenza o se ho c'è medicina, se mi ricordo. Che devi fare? Quantomeno per bloccarla, cioè per serrare la gamba in modo che non si... proprio trattamento di base, non è che voglio farla rientrare né nulla, a patto che non sia strettamente necessario, ma almeno che non peggiori, ecco. Allora, la stecca e hai pezzi di camicia di forza. Comunque... vedendo quello che stai facendo, che stai incominciando a premere un po' sulla gamba, la ragazza ti istantaneamente, cioè con la mano ti blocca, ti mette la mano sulla spalla e fa: sei sicuro di quello che stai facendo? Se sono un ragazzino. Sì, tranquilla. Mio padre è un veterinario, la compagna di mio padre è una guardia forestale. Conosco il primo soccorso, non sono un medico, ma almeno serrare una ferita... lo so fare. Lei sospira un paio di volte e ti dice: bene, fallo in fretta. Nel mentre cerco, appunto, mentre faccio tutto quanto, dimmi comunque se devo fare il tiro. No, se è solo per bloccare, senza rimettere a posto l'osso, no. Puoi steccare. Sì, la stecco, mi toglierò la giacca, almeno per fare un minimo di spessore sotto, per alzarla e tutto quanto. Nel mentre, cioè, per farla almeno distrarre, cerco di farla parlare, almeno che non mi svenga lì poraccia e chiama mai che può. Io nel processo, mi metto praticamente alla gamba opposta a quella che sta trattando, poggio il muso, proprio mi metto per terra. Appoggio il muso, ogni tanto la guardo, un po' per darle conforto. Poi scopriamo che ha paura dei cani. No, appoggia la sua mano sulla tua testa e incomincia ad accarezzarti. E nel mentre che appunto, Diego, tu stai facendo questa operazione di steccare la gamba, a un certo punto però, Cassandra, senti che stringe sul tuo colletto, ti stringe un po' la pellice, la pelle. Appunto perché sta sentendo dolore, quindi in qualche modo cerca. Ti stringe forte, abbastanza forte in verità, cioè se senti un po' di dolore. Ah! Bello sì. La forza, la presa che ha è abbastanza forte. La prima cosa che gli chiedo è, da quanto tempo eri lì? Circa un giorno, credo. Beh, una fortuna, questa zona è poco battuta, per fortuna eravamo nei dintorni. Hai detto che sei una fotografa? Giusto? Sì. E continuo. Fotografi paesaggi o eri qui per lavoro, diletto personale?
Sto semplicemente facendomi una scampagnata qua e là. Sono stata in città prima e poi ho pensato di farmi un giro qui in alto. So che la zona qui è intaccata un po' dalla presenza dell'uomo, ci sono tanti belli scorci naturali. Vedi che alza un po' la voce quando incominci a premere sulla ferita. Ma a quanto pare avrei fatto meglio a portarmi un qualche telefono satellitare perché qui non prende niente. E vedi che tira fuori dalla tasca un cellulare. Vedi che il cellulare è completamente bagnato e spento. Sì, ho presente. Bellissimo posto, pessima ricezione. E appunto vado avanti, scambiandoci due o tre parole. Vedi che Ovviamente lascio la scena agli altri se devono fare qualcosa. la ragazza intanto ti chiede: e tu? Come mai in giro? Beh, stamattina ho accompagnato mio padre e mia madre, la sua compagna. Qua in montagna, sì, purtroppo ci sono stati degli abbattimenti un po' strani di alcuni animali qua in giro, probabilmente orsi o qualcosa del genere, e semplicemente stavano andando a controllare una segnalazione. E quindi sì, sono andato con loro. Non è raro che mi capiti, e beh, almeno per fortuna sono riuscito a convincere a portarmi, appunto, e vabbè, Senti. continuo a parlare. Ah sì, giusto per aumentare la credibilità. Sì, mio padre ha una clinica veterinaria al paese vicino e suo compagno è una guardia forestale, gli dico appunto, gli parlo, eccetera, eccetera. Siamo venuti qua, poi vabbè, il cane mi è scappato, eccetera, eccetera, sono andato a cercarlo, non sapendo perché, e eccetera, eccetera. Ok, la senti che ti ascolta e annuisce alle tue parole, cercando un attimino sempre appunto di concentrarsi sul non muoversi o comunque diciamo un attimino sopprimere il dolore che sta sentendo. E ti dice alla fine che per appunto immagino che tu abbia finito di stringere il pezzo di giacca, eccetera. Ti fa: venendo qua prima ho visto che qui intorno ci dovrebbe essere una specie di diga, roba del genere. Riusciresti ad accompagnarmi lì? Certo, purtroppo ho dimenticato il telefono satellitare con lo zaino nello zaino di mio padre. Ti accompagno subito, cerchiamo di andare con calma e tutto quanto, appunto la alzo e. Vedi che si fa aiutare da te per alzarsi e diciamo che rimane il suo punto sulla gamba buona, rimane con tutto il peso, con l'altra appoggia proprio lievemente la punta. Ok, In e tutto quindi ti. questo, il ragno di Jessica sta dicendo tutto quanto agli altri, quindi Ok, facciano gli quindi. altri. Mentre prendiamo atto di tutta la scena, io scuoto un pochino il capo esclamando: questo è un rallentamento eccessivo, avere una persona con noi è un problema. Niente, beh, non abbiamo molta scelta, cosa facciamo? Lo lasciamo morire lì? Non possiamo, per quanto possa essere fastidioso, non possiamo di certo lasciarla qui, anche se veniamo rallentati un po'. Sentendo un po' di paranoia nelle mie parole, sentite, poi guarda caso sa della diga e vuole andarci, sospetto. Torna Beh, ridotta. penso che sia la cosa più visibile. Ragazzi, No, diga, diga. questa nelle tasche c'è un dildo gigante, altro che una caviglia. No, no. Porca puttana, c'ho una frattura Sono. scomposta. Allora, le cose Hanno sono pensato a due. O in tutto. tutto, cioè, Ah, allora, una frattura lei pensa scomposta e si è solo pisciato addosso perché era lì da un giorno a tutto. Hanno intero. pensato a tutto. Sicuramente. Loro. Vai, stavi dicendo la tua paranoia, Paul? Con un po' di paranoia nelle parole, esclamo: non lo so, dovrebbe. Perché dovrebbe andare proprio verso una diga di cui sa, sì, forse la prima struttura disponibile, ma una coincidenza molto particolare. Non lo so, non mi fido. Okay. Mi avvicinerei a Rory e gli direi: io avrei un'idea, una specie di proposta che potrebbe permetterci di risparmiare tempo. Anche se non è proprio il massimo dell'etica. Potremmo dir loro di abbandonare questa ragazza nel primo punto in cui c'è un po' di linea per chiamare dei soccorsi. E lasciarla lì ad aspettarli e poi noi invece ci andiamo alla diga. Vorrei chiederti una cosa, Emma. Come
quanti giorni sono passati? Quanto tempo abbiamo ancora per la missione? Deraglierebbe troppo. No, non sappiamo dove sarebbe il primo punto che prende linea. Potrebbe essere a chilometri di distanza, come potrebbe essere dietro l'angolo. È troppo rischioso. Atteniamoci alla missione e continuiamo a seguire loro da distanza. E continuiamo a essere separati? Per il momento sì. Mirka, sì, appunto, si accascia su di te, Diego, e ti dice: forza, dobbiamo andare, credo, in quella direzione. E indica appunto più o meno dove si trova la diga. Nel frattempo io vado avanti, mm-hmm. e per vedere, controllare che non ci siano altre buche del genere nascoste in mezzo al fogliame. Allora, andando tu un po' avanti in avanscoperta, scoperta, stando attenta a dove metti i piedi, per un 5 minuti esamini il terreno intorno a te, non sembrerebbero esserci altre buche o trappole di nessuna sorta. Continuo a farlo finché non arriviamo alla diga, a meno che non succeda qualcos'altro prima. Intanto però mi tiri, per favore, una percezione e sopravvivenza ancora. Ok, difficoltà? Difficoltà 8. Un successo. Ok, guardandoti in giro mentre appunto cerchi altre trappole, buche, qualcosa di dannoso che potrebbe esserci qui in zona, mentre che ero visti tra il fogliame, l'erba, di andare, noti che nel terreno ci sono delle impronte abbastanza fresche. Sono suole di scarpe, sapresti dire bene, probabilmente scarpe da tennis, però ci sono. Sicuramente sono lì da almeno un giorno, perché con la pioggia che c'è stata e il resto vuol dire che chi le lasciate lì probabilmente in questo lasso di tempo. Ok, ringhio. Punto le orme e ringhio in modo tale che da farmi notare da Diego. Mi giro appunto, cosa succede? E beh, penso di notare le impronte, se le punta. Sì, 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 sì. In tutto questo io sto contando che Randy lei non li sta vedendo, Mirka. Nel senso che non li avete fatti vedere, perché altrimenti... No, anzi. Domanda, le scarpe di Mirka e non sono le stesse delle impronte? Ad occhio così? No, ad occhio così no, sono due diverse, anche perché l'impronta che c'è sul terreno è un po' più grande rispetto ai piedi di Mirka. Mi giro e... per caso hai detto che sei qui da più di un giorno? Sì, sono qua da circa un giorno, credo. Non ricordo molto bene, ho perso conoscenza. Per caso hai sentito altri rumori, altre voci, magari qualcuno che camminava, magari non ti ha sentito perché avevi perso conoscenza? Vedi che scuote la testa e fa no, altrimenti penso e spero che mi avrebbero tirato loro fuori dal buco. Ok, strano, qui è pieno di impronte. Non è un posto molto battuto. Tu sei venuto qua da solo? In realtà ci sarebbe mio padre e la sua compagna, ma sono da tutt'altra parte in questo momento e non ho la trasmittente con me. Faremo prima piuttosto di aspettarli alla diga, se proprio dobbiamo. Sinceramente non mi fido a rimanere qua in mezzo alla foresta. Sì, di certo io non ho intenzione di camminare con questa garba in mezzo alla foresta cercandoli. Vado avanti, faccio la stessa cosa, stando attenta anche a dove vanno le impronte. Allora, di per sé il terreno passa dall'essere un po' di terra a pieno di radici, un po' di sassi, quindi le impronte non riesci proprio a individuarle sempre, però sembrerebbe che stiano prendendo la stessa strada che state facendo voi, cioè stanno muovendosi in direzione della diga. Continuate a camminare per... Ci mettete un'oretta prima di tornare sul sentiero che finalmente potrebbe portarvi alla diga, perché siete rallentati appunto da Mirka che non riesce a camminare più tanto bene. Ti devi sforzare un bel po' anche tu, Diego, a tenerla su e ad aiutarla. Però riuscite ad arrivare a questo sentiero. Voi da dietro continuate a seguirla a distanza? Sì, per forza. Continuandovi a muovere, Diego, Cassandra, che voi siete davanti... Alla fine riuscite ad arrivare su questo sentiero che passa sulla destra della struttura, adesso la vedete la struttura sulla sinistra vostra, e questa strada che fa il giro. La strada questa sembra essere più battuta, è già un sentiero sterrato che viene
appunto usato spesso, almeno da vedere come è tenuto. E potete dedurre che porti sulla parte dietro della struttura appunto per entrare. Continuando a camminare, qui in questo tratto, Cassandra, ti dico già, non vedi altre impronte. Tuttavia, l'odore acre non vi lascia. Questo qua lo sentite, Cassandra. Voi tre che siete dietro non lo sentite, questo odore. L'odore, avevamo appurato che veniva da Mirka? Sembrerebbe di sì a questo punto, perché diciamo che è l'unica cosa che quando vi siete avvicinati avete sentito di più. E appunto anche il fatto di portarvela dietro, questo odore persiste. Potrebbe essere quello che penso, ovvero urina, o sembra essere qualcos'altro? No, l'urina non è quell'odore. Oh mio Dio, che cazzo ha scusate. Cioè, volevo dire, io a un certo punto mi avvicino a lei, la sniffo, e tipo, come se stessi starnutendo, per indicare che c'è un odore strano. Mirka ti guarda e fa e quindi cosa vuoi? Mi dico tranquilla, ti sta soltanto annusando, non c'è nulla da preoccuparsi. Mi avvicino a te e tipo ti do una musata alla gamba. Sì ho capito, e anche per malosa, mi dico, e anche per malosa. Vedi che Mirka, madonna, se ero maschio ti pisciavo addosso adesso. Con un po' di sarcasmo ti dice, vabbè, sai, non vorrei che scambiasse il mio osso per un giocattolo. Oh, figurati. Ah, su quello non ti devi preoccupare, è ben nutrita. Comunque Mirka ti incalza e ti dice, forza, dai, manca poco per arrivare. Vado avanti. Continuate. Finalmente arrivate a quello che si potrebbe dire i dintorni della struttura. Quindi, da come l'avevate vista da fuori, intorno ad essa c'è una recinzione, c'è un po' di muretto con un'entrata, un cancello abbastanza grande da far passare anche un furgone, volendo. È su due piani e c'è una struttura singola che sta appunto proprio sul, diciamo, quasi vicino a dove parte quella discesa ripida di cemento. Del dietro della struttura c'è appunto un grosso bacino d'acqua che appunto contiene, fa il lavoro che fa la diga, quindi contiene l'acqua per poi gettarla giù in valle e fare tutto il procedimento appunto di una centrale termoelettrica alla fine. Termoelettrica e idroelettrica. Il cancello, se vi avvicinate, è chiuso. Sembra essere elettrico comunque, vedete che ci sono due motori ai lati dei cardini che permettono l'entrata e l'uscita. All'esterno c'è un citofono. Premiamo il citofono. Mentre siamo fermi, io continuo a sniffarla e voglio capire esattamente questo odore da dove arriva, cioè dalla testa, dalle mani, dai piedi, da qualcosa che è in tasca. Avvicinandoti a Mirka, nel mentre che appunto state approcciando il cancello, tu ti concentri un attimino sul starle dietro e annusarla alzando la testa dall'alto verso il basso per capire l'origine di questo odore. L'origine sembra essere la ferita in sé. Cioè, proprio adesso che è stata coperta con la giacca di Diego, sembra che è all'interno, cioè comunque dalla giacca proviene questo odore acre forte di marcio. Nel cortile della struttura, comunque intorno, non vedete nessuno in giro. Tendenzialmente nessuno. No, non ci sono neanche macchine parcheggiate. A questo punto sono lì che dico fra me e me, speriamo che ci sia almeno qualcuno all'interno. E avvicinandoci al citofono, suoni il citofono, senti una vibrazione, si accende una lucina sul citofono, c'è la telecamera, rimani così per circa 40 secondi, nessuna risposta, la luce si spegne. Non arriva nessuno, non... Se aspetti ancora qualche minuto, niente. Risuono. Luce, si spegne. Oppure il cellulare per vedere se almeno c'è campo. Ti do una testata alla gamba. Ah, pensavo a Mirka, stavo dicendo, poverina. No. Ok. Tonk. Mi giro. Faccio una sorta di verso, non è un ma è un verso, che non è un ding, è un tentativo come di parlare, ma molto sommesso. Comunque, controllando se c'è campo o meno, vedi che qui, sì, campo ce n'è. Ok, guardo, faccio un attimo un passo indietro giusto per metterci a sedere, e così almeno
ho entrambi le mani libere, non è bellissimo star lì entrambi in piedi. E appunto, parlando con Mirka, beh, sembrerebbe che qui non c'è campo, non ci vogliono aprire, non so per quale motivo, qualcuno sicuramente ci sarà, però non lo so, è parecchio strano. Mirka si guarda un po' intorno, guarda la recinzione e fa, beh, potessi provare a scavalcare. Proviamo. C'è un qualche punto in cui potrei sgattaiolare, entrare qualche... Magari c'è un po' di rete che è un po' più fragile, si può rompere, qualcosa del genere. No, non è una rete, la recinzione è tutta in muratura. Okay? L'unico pezzo in cui ci sono delle sbarre è il cancello, però il cancello non è così tanto largo da farti passare, no. Le sbarre sono abbastanza vicine l'una all'altra. Cioè ci infili il pezzo del muso perché è stretto, ma non ci passi con la testa. Allora, quanto è... Cioè, il muretto quanto è lungo? Nel senso, fa un giro e poi non si vede più? Circoscrive la struttura. Quanto è alto? Non tantissimo. 2 metri, 2 metri 20, fai tu. Potrei provare a saltarlo. Girandomi verso Mirka. Allora, il tuo cellulare funziona? Prima cosa di dire, il tuo cellulare funziona? Lo tira fuori di nuovo, vedi che prova ad accenderlo. Ma non si accende e ti dice: maledizione, mi sa che si è bagnato troppo, si deve essere o è scarico e non funziona più. E vedi che lo rimette dentro alla giacca con un gesto un po' di stizza. Guardandola, allora provo a vedere se c'è un punto d'accesso un po' più facile per provare a scavalcare. Rimani ferma qua e se c'è qualche problema urla comunque. Tutto questo, io vado a cercare un punto d'accesso, piccola parentesi, dove non mi veda. Intanto dico semplicemente una cosa, che mentre che stai parlando con Mirka adesso, diciamo che la sua voce non è più spezzata come prima, la senti che sta parlando normalmente. Okay. Cioè, prima la sentivate che vi parlava come se avesse appunto la voce rotta dal troppo urlare, dal fatto di essere sgolato. Adesso sta parlando in modo normale. Ok, probabilmente, cioè, la prima cosa che penso è, vabbè, sarei portata la voce. Comunque, guardando intorno a questo muretto di cinta, no, non c'è un pezzo più facile. Potresti, appunto, forse quello più facile sarebbe il cancello in sé, perché il cancello ti puoi puntare coi piedi sulle sbarre orizzontali e scavalcarlo. Sarebbe un po' più facile, sicuramente.